Ritorno bagnato dalla vittoria per Leonardo Menichini sulla panchina del Crotone. I rossoblù battono di misura la Triestina e ritornano al successo. 4-2-3-1 per Menichini, che schiera De Giorgio, Cutolo e Russotto dietro all'unica punta, Curiale. Nella prima mezz'ora entrambe le squadre si studiano e da segnalare c'è solo qualche conclusione dei padroni di casa. La gara si infiamma dopo il trentesimo. Prima viene annullato un gol a Curiale perché manda in rete la palla con le mani. Poi gli alabardati si portano in vantaggio grazie al rigore di Testini dopo un fallo di mani di Abruzzese su cross ravvicinato di Longhi. Gli squali provano a rimettere subito le cose in parità, ma la bella iniziativa di Russotto non viene sfruttata da Curiale. Ma allo scadere dei due minuti di recupero assegnati da Ciampi, Belek becca Cutolo che infila con un colpo dei suoi Colombo e permette al Crotone di pareggiare. Nella ripresa i padroni di casa partono subito forte e trovano il gol del sorpasso grazie ad un'autorete di Malagò sul cross di Galardo dalla sinistra. I pitagorici vogliono chiudere il match e creano molte occasioni. Prima è Curiale con una punizione a gira ad impegnare Colombo. Poi tocca a Migliore con un gran sinistro esaltare i riflessi dell'estremo difensore ospite. Menichini si protegge inserendo Mazzotta per Russotto mentre Salvioni getta nella mischia l'esperto Godeas. Ed è proprio il neoentrato Godeas che riscalda subito le mani a Belek, bravissimo a mandare in corner. Al 41esimo, doppio miracolo del portiere sloveno che vola da una parte all'altra evitando di subire il gol e regalando alla sua squadra 3 punti d'oro che permettono al Crotone di salire a 33 punti in classifica, salendo a +5 dalla zona play-out.